io sono Marina e se andate d'accordo con le persone pazze, questo è il canale giusto. Per quest'oggi un mini video haul. Io vi ho lasciato un sondaggino su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram, andate a seguirmi su Instagram. Il video riguarda questo negozio, questa è la bustina di carta, insomma. Tacco Fashion, c'è anche il sito online, ma non si può acquistare online. Lo scontrino mi dice 44,97 €. Parto subito dalle cose, dall'affare l'aggeggio più piccolo, parto subito da un paio di orecchini. Gli orecchini me li ha messi in questa bustina la ragazza. Vi dirò la verità, io ero attratta da altri accessori, tipo c'erano le orecchie in metallo con tutti gli strass. Allora, gli orecchini che ho comprato sono questi. Ve li avvicino, spero si veda qualcosa, perché non so, cioè sono nell'inquadratura ma non so. E niente, ho preso questi qua, davvero semplici. C'erano anche in versione dorata, che non era proprio oro oro, era un tipo un oro rosa più o meno, la catenina, e lo strass invece è sempre uguale, però poi ho deciso di comprarmi questi qua argento e niente, adesso magari me li metto qua con voi. Questo negozio, diciamo, adesso intanto per intrattenervi, vi dico che questo negozio ha dell'abbigliamento, vabbè, uomo, donna, bambino, accessori, c'erano tantissime sciarpe bellissime. Poi ha, ha taglie comode soprattutto per chi è interessato, insomma, tipo mia mamma ha bisogno delle taglie comode e lì ha trovato anche lei diverse cose. Io oltre a questi due maglioni avevo visto anche un gilet, questo è uno, un gilet che però poi non ho più preso e anche quello costava sui 20 qualcosa euro forse. Costicchiava abbastanza, però io i gilet non li ho. Era anche abbastanza imbottito e se per caso dovessi tornare lì, insomma, magari se ci dovesse ancora essere, ci farò un pensiero. Ecco. I verbi, siamo in Italia, non so i verbi. Ok, quindi gli orecchini sono questi, mi piacciono, sono eleganti, fini, sono pendenti ma non sono troppo lunghi perché io ho il collo corto, quindi gli orecchini troppo lunghi non mi piacciono più come stanno e sono leggerissimi, belli, mi piacciono tanto. Quindi questo è il primo acquisto. Passo quindi al primo maglione, che è una taglia, no, questo non è giusto, ho invertito i cosi, è una taglia S e l'ho pagato 14,99 €. Non l'ho provato perché volevo fare la clip qui a fine video, quindi vi aspetto alla fine del video dopo. Mi raccomando, non andate via a metà video perché sono stufa. Qua tutta la gente guarda 3 minuti di video e poi se ne va. No! Allora dovete stare qua con me fino alla fine. Sono pazza, lo so. Il maglione è questo, con la stella. Ha qualche filo vagante, ma basta toglierli, cioè non mi interessa. È un maglione morbido, però è tutto sintetico. È una taglia S ed è una taglia S larga, perché Tacco Fashion è un po' come il negozio NKD, le taglie tedesche, per cui una S veste come una ML delle taglie normali italiane, per dire. Quindi vestono, le S vestono molto grande e quindi io prendo o S o XS. E niente, mi piace, c'erano di diversi colori questo tipo di maglione e io volevo il rosa, però il rosa c'era un uccellino che non mi piaceva, sempre con le paillette come questa stella, e quindi ho detto no. Poi c'era blu, non era blu acceso, era un blu un po' spento, e poi c'era che colore? Non mi ricordo più. E dopo lo vediamo indossato perché anch'io non so come mi sta. Quindi sono curiosa quanto voi. Dove cacchio metto sta roba qua? Invece per 25,99 €, quindi 26 €, Marina che spende così tanto per qualcosa da vestire, è strano. E sono sicura che questa maglia barra giacchina la userò
tantissimo dalla settimana prossima in poi perché hanno messo freddo. Quindi sono sicura la userò veramente tanto e non sono tipo Chiara D'Alessandro che compra le cose o se le fa inviare addirittura gratis e non le vanno bene. Tralasciamo quel discorso. Questo è un XS. Importante, XS, vi ho detto, è un negozio con taglie grandi, quindi la XS veste giusta per me. Ero indecisa se prendere, questa è la maglia tutta pelosa, ero indecisa se prendere una XS o una S. La S era più grande, si vedeva che era grande, però io avevo pensato di prendere la S perché mettendo sotto un maglione pesante sarebbe stata giusta. Poi però mia mamma mi fa, no, è meglio una XS. In effetti anche con una XS posso metterci qualcosa di più pesante sotto. Magari mi sta un pochino stretta questa. Panna è andata al bagno. Comunque è bellissima. Ha il cappuccio, importantissimo. Il cappuccio perché io muoio sempre di freddo. Qua si può stringere la zona cappuccio, la zona collo. E anche in fondo, ecco qua, si può stringere. Però a me è giusto in fondo, sui fianchi, diciamo, è giusta. Era l'unica taglia XS questa, quindi diciamo che ho avuto fortuna a trovarla e ho avuto fortuna a trovare la taglia S di quella maglia di prima. E ci sono cose che costano veramente poco, quindi soprattutto coi saldi penso che lì si facciano veramente degli affari, enormi affari. E niente, quindi questo è ciò che io ho preso. Adesso ho freddo, non si vede mica la pelle d'oca perché fa freddo in casa, fuori c'è caldo, qua in casa si muore dal freddo. Niente, io adesso vi giro, mi cambio, sposto un attimo l'inquadratura e indosso con voi queste cosine. Ed eccomi qua, non fate caso ai pantaloni, non so se si vedono qua, sono sporchi perché sono pantaloni di un pigiama vecchio e io li uso per stare con i gatti. E qua sono sporchi perché prima è stata un'impresa mettere i tubi del forno, perché questi giorni, cioè i prossimi giorni dovremmo fare fuoco e quindi è stata un'impresa, mi sono sporcata ovunque nonostante li avessi lavati. Comunque, prima maglia, quella da 14,99 euro, la provo qua con voi. È morbidissima e questi capi qua sono da lavare nei delicati. Adesso io a mettere il collo dentro sono sempre incasinata, cioè la testa, non il collo, perché mi si sposta tutto. Perché io non l'ho provata questa maglia, al collo troppo attaccato al collo. Al collo troppo attaccato al collo. Comunque è grande, ma non c'era l'XS di questa, per cui ho preso la S ed è un po' grande, sì. Ecco, allora, la cucitura qui dà fastidio, decisamente è molto fastidiosa e la spalla è qui, cioè la spalla dovrebbe essere qua su, la spalla è qua giù e dà molto fastidio perché le cuciture qua sono grosse e ho pelo di gatto anche. Comunque la maglia è questa, non è male, cioè è comoda, se non fosse per queste cuciture sarebbe anche molto più comoda. Però si sta bene. Ah, io prendo sempre le maglie con le maniche più lunghe del dovuto. Magari dovrebbe arrivare qua una manica. A me piace invece che arrivi qua giù. Perché io sono molto freddolosa e quindi amo avere anche le mani un po' coperte. E niente, mi piace. Adesso vi faccio vedere anche dietro. No, veramente comoda. A parte le cuciture. Passo all'altra ed eccomi con il peluche, cioè questa è la maglia peluche più bella del mondo. Colore c'era solo questo, non, cioè mi sarebbe piaciuto anche un altro colore, ma c'era solo questo, anche il nero. È un colore particolare, è un rosa antico, quindi non è adatto a tutti, io spero mi stia bene. Cioè, a me piace, però magari voi mi dite, ma che schifo. Bene, quindi questa. Cioè voi non avete idea di che cos'è indossare questo maglione. E la taglia S mi arrivavano le maniche qua, per cui mi piaceva anche di più. Però poi
ho notato che anche l'XS ha le maniche abbastanza lunghe, anche queste se sto giù mi arrivano qua, cioè se sto giù normale, per cui ho detto va benissimo la XS. Poi mia mamma mi ha confermato ulteriormente questa cosa, quindi bene, questa è la maglia, taschine, ci sta sotto una maglietta fina però, non un maglione grosso, non so se il maglione di prima ci starebbe sotto, non lo provo qui, però insomma io sono comodissima e mi piace proprio perché è pelusciosa, morbida, 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 profumata perché è lavata con Dash, bellissima, mi piace tantissimo, e sembro più obesa di quello che sono, cioè non sono grassa ma sembro più gonfia ancora, e il retro è così, quindi mi cade giusta qua, e non è né troppo corta né troppo lunga, oddio, se fosse arrivata un attimino più sotto avrei preferito. Il cappuccio, aspettate, oh, il cappuccio ci sta, ah ok, quindi questi due cosi qua neri servono per stringere questa zona, io pensavo servissero per il collo, beh, l'avevo vista, guardata bene questa maglia, qua sotto non serve stringere, però volendo si può stringere anche sotto, e niente, quindi questo è tutto, orecchini indossati, maglione indossato, io vi ringrazio per essere stati qua con me e ci vediamo in un altro video, ciao! PS, ho appena letto una frase sul telefono e dice: io sono unica, perché se ce ne fossero due sarebbe un casino. Alla prossima!